E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo utente con Apple Zain. Oggi andremo a fare unboxing e prime impressioni del MagSafe Battery Pack, ma andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZain, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZain.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia. Ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram, Mirko-Zain, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ed andiamo a vedere subito il MagSafe Battery Pack. Ho atteso un po', ragazzi, per questo prodotto perché onestamente avevo molte cose da fare. Sono uscite tante novità in queste settimane, la nuova applicazione ai sconti che vi ricordo è qui sotto in descrizione, e proprio stanotte è stata aggiornata anche iAppZain, ragazzi, con una nuova home screen. Quindi io andrei subito a vederla perché è veramente figa stavolta. Comunque, andiamo a parlare proprio di questo Battery Pack. Ora, è una batteria esterna, ragazzi. Questo sarà un unboxing con prime impressioni, la recensione uscirà settimana prossima, ma andremo a vedere intanto di cosa si tratta, perché qualcuno ne ha parlato male, qualcuno ne ha parlato bene. Vedremo effettivamente la verità su questo prodotto. È un ottimo prodotto? Mi sa che lo scopriremo settimana prossima, ma cambiamo postazione ed andiamo subito ad aprire questo pacchetto, anche perché aspetto da una settimana, Allora ragazzi, eccoci qui, sono sulla mia postazione ed andiamo a fare l'unboxing di questo MagSafe Battery Pack. Intanto, come possiamo vedere dalla scatola, 109 euro. Poi nella review andremo a vedere se il prezzo è corretto oppure no, secondo me. Allora, classica confezione di Apple, ma silence please e parte l'unboxing. Via! Ed eccoci qui ragazzi, MagSafe Battery Pack. Allora, me lo aspettavo più pesante, se devo essere sincero. Quindi devo dire che mi sta sorprendendo intanto su questa cosa, perché me lo immaginavo leggermente più compatto, ma è comunque un prodotto secondo me comodo al tatto in questo momento, vi do le prime impressioni proprio in live, ma andiamo a fare quello che dovrebbe fare in sostanza, ovvero collegarlo al nostro iPhone e proviamo. Allora, si collega istantaneamente, fa una nuova animazione, ma si collega istantaneamente, e il fatto che sia leggermente più pesantino sia del MagSafe, l'alimentatore, sia magari del wallet MagSafe, fa sì che secondo me aderisca molto molto meglio. Per quanto riguarda la praticità, abbiamo una gobba gigantesca sul nostro iPhone, cioè, secondo me è scomodissimo, ma lo si sente proprio subito, anche perché, cioè, ragazzi, cioè, ispessisce l'iPhone più del doppio. Tra l'altro, non so se notate, ma è più spesso di iPhone, ragazzi, cioè, 11 mm contro 7,4, se non erro, quindi, cioè, veramente un po' così. Comunque, abbiamo qui il classico materiale plasticoso che siamo abituati a vedere ormai sui prodotti Apple. Però sulla parte esterna abbiamo quel materiale gommoso che troviamo anche nelle AirPods Max, nell'archetto delle AirPods Max. È quella sorta di policarbonato un po' pressato, leggermente gommoso, però in questo caso è più duro, cioè è sia morbido che duro insieme. È un connubio strano che Apple sta sperimentando con questo nuovo prodotto. E poi ragazzi, come possiamo vedere, ricarica Lightning, anche se questo prodotto, oltre a ricaricarsi tramite la porta Lightning, si può ricaricare anche tramite iPhone, nel senso che se noi colleghiamo il MagSafe Battery Pack e carichiamo iPhone in contemporanea, si ricaricano sia iPhone sia il MagSafe Battery Pack. Ora ragazzi,
batteria esterna MagSafe. iPhone può ricaricarsi approssimativamente fino al 90% utilizzando la batteria esterna MagSafe. Ah, ok, ti dà anche dei suggerimenti. Questo, ragazzi, è tutto in tempo reale, ovviamente con il nuovo iOS 15 che ha reso compatibile con la beta 4 anche il MagSafe, quindi possiamo provarlo anche sul nuovo iPhone per vedere se ci sono delle differenze sostanziali. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, scoprirete solamente settimana prossima cosa ne penso realmente, anche perché ancora non l'ho provato fisicamente, di questo nuovo MagSafe Battery Pack. Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per bolzain.net e... ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie a ApplezZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.